Natale è condivisione e tendere la mano verso chi ha più bisogno e aiutarsi gli uni con gli altri superando le fragilità, le debolezze e le solitudini. E tutto questo il buon samaritano, voluto fortemente 12 anni fa da Don Ciro Galisi, all'epoca parroco della chiesa Santa Maria del Presepe di Nocera Inferiore, punto di aggregazione nel centro cittadino per ragazzi meno fortunati che negli anni hanno ricevuto aiuto, sostegno, vicinanza e si sono sentiti accolti dai tanti che volontariamente hanno sostenuto questa realtà da tanti ritenuta indispensabile. Ieri il pranzo di Natale alla presenza anche del sindaco Paolo De Maio. E grazie ai volontari noi siamo capaci di portare avanti questo impegno, ma soprattutto una condivisione con questi bambini e con le loro famiglie. Perché hanno bisogno del dopo scuola, hanno bisogno di trovare un ambiente sereno, hanno bisogno di vivere serenamente la loro crescita. E poi ci sono diversi momenti anche durante l'anno dove facciamo qualche trasferta per far conoscere loro anche altre situazioni, altre realtà. Ecco, tutto questo ci porta a vivere quella dimensione di prenderci cura gli uni degli altri, come dice Papa Francesco, e poi attraverso il buon samaritano che si prese cura di lui. L'augurio è che questo Natale ognuno di noi possa prendersi cura, a partire dalla famiglia, ma anche in quelle situazioni particolari di povertà, di sofferenza, e tutto questo diventa davvero un vivere il Natale in condivisione. L'attività didattica è fondamentale per loro e avere dei maestri che li accompagnano, delle maestre che li accompagnano, questo alleggerisce un po' sia il peso nelle loro famiglie e cercando di progredire sempre di più dal punto di vista anche scolastico. Questi ragazzi hanno bisogno di tanta socializzazione, sentiamo ancora di genitori che sono preoccupati, soprattutto per gli adolescenti che sono chiusi in casa e non vogliono più uscire. È vero, è un momento molto difficile, io lo verifico anche in famiglia con i miei nipotini che a volte preferiscono più restare a casa piuttosto che magari partecipare a un'uscita organizzata dal nonno domenicale, quindi questa cosa preoccupa e quindi a maggior ragione bisogna assolutamente organizzare sul territorio le attività sportive e non solo per ritornare alla normalità pre-pandemia.